Carnevale di Rio sulla passerella della Samba è il momento più atteso. I defilé nelle notti di domenica e lunedì delle 13 maggiori scuole carioca che si contendono il titolo di campione del carnevale. Uno spettacolo in mondovisione, annunciato da fuochi d'artificio, ritmato da centinaia di percussioni. Record di vendite per i biglietti con oltre 26 milioni di euro. A sfilare per prima domenica è stata la scuola Rinascita, che ha reso omaggio al pittore e scultore Romero Britto, poi a seguire le altre. Pur di vincere non hanno lesinato sugli investimenti, spendendo quasi 4 milioni di euro, ciascuna con un tema e fino a 5.000 ballerini.